Ciao a tutti ragazzi, qui Ritex e oggi siamo qui su Yandex Simulator, che è uscita la demo da tipo un po' di tempo, qualche mese, e io non lo sapevo. Cioè, io l'ho provato questo gioco all'era dei tempi e niente, non era così, ma tipo per niente. Oddio no, ok, è diventato bellissimo. Raga, lo dobbiamo fare Sekisi questo senpai, quindi lo facciamo così. Tanto Sekisi, come puoi non amare una persona del genere? È troppo bello sto tizio, l'ho fatto venire troppo bello. Guardare un anime thriller crime per imparare potenziali metodi di omicidi, va bene, ok. Ma aspetta un secondo, ma mi sembra un tantino familiare sta roba. La penna sul foglio, 60 secondi, quello era 40, però ok. Oddio, raga, Death Note. Dark Yagami, va bene. Life Note, esatto, Death Note, Life Note. Ci siamo, raga. Andiamo allo scantinato. Porca troia, hanno aggiornato tantissimo, raga. Ma non era mai così sta roba. No, ok, è diventato fantastico. Ma che stiamo dicendo? Ci sono i negozi. Ma siamo se... Ma sei serio? Posso comprare le robe, c'ho i soldi. Vabbè, andiamo a scuola, ragazzi. È bello passare il tempo a studiare e imparare mentre non uccidiamo le persone. State tranquilli, ci si va a scuola per studiare, no, non per altro, perché altrimenti si dovrebbe andare a scuola. Quanta gente, ma non c'era mai tutta questa gente. Tu, sì tu, brutta trottola, eccola. Guarda come tratta male il senpai, madonna, non lo so quello che ti faccio, ma qualcosa la faccio, ok? Ma cos'è sta roba? Ma cosa, fake reaction? Scatto furtivo alle mutande. Tipo che io ora posso fare così? Ma che cosa stiamo dicendo? Ma di cosa stiamo parlando? Gli scatti furtivi alle mutande, ma quali problemi ti affliggono? Schemi? Ma cosa è diventato, raga? Drop? Mi può droppare i soldi? Vabbè, 100 dollari subito. Come prima cosa mi ricordo... Ah, scusa, non si corre nei corridoi. Si chiamano corridoi per un motivo, stronza. Non ho detto niente, tranquilla. Non ti agitare, vai per la tua strada, ok? Ah, ok, devo praticamente riempire un secchio d'acqua. Scusa, non si corre per i corridoi. Brutta maledetta, ma io vi ammazzo tutte. Non mi vede. Brutta stronza. Ok, quindi... Nei bagni del primo piano, ecco, infatti. Riempi. Ok. Tranquilli, non fate caso a me, sto solo trasportando un secchio con l'acqua. No, ma perché mi guardate? Perché dovete rompere le balle e guardarmi? Allora, io però devo guadagnare qualche altro info point, quindi... No. Perfetto. Ma quello è Hatsune Miku. C'è Hatsune Miku, raga. Le vocaloid su Yandere Simulator, va bene? Ok. Intanto inizio ad aumentarmi la reputazione. Complimentati con tutti. Così diventi famosa a scuola. La ragazza dei complimenti. Vai. Grandissima. La tizia delle mutande di prima, giusto? Dai, complimentati. Ciao tizia, volevo complimentarmi delle mutande bellissime, sappilo. A parte che non mi è sembrato di vedere Osana. Eccola la stronza. Eccola. Ti ammazzo, lurida pezzente. Ma Earth-chan, raga. Earth-chan, ciao, sei molto bella Terra, pianeta Terra, sei bellissimo. Raga, ma io ancora devo prendere i drop, ma io sono cretino, mi sono fatto droppare 700 cose, non le ho prese. Andiamo da Info-chan, che ce l'avrà sicuramente buttate dalla finestra, mi ricordo che le buttava dalla finestra. Ho visto una cosa? Ah, ecco, qui, perfetto. Ok, raga, allora, devo trovare un modo per far cadere quest'acqua sopra Osana. Quindi non so. Se passa di qui, sono tipo, va bene. Però tipo non so quanto dovrei attendere. Non so nemmeno se ci passa di qua, quindi non so. Faccio passare un po' il tempo, vediamo se fa qualcosa. Ma che cosa ci fa? È lì, perché è salita? Scusa, ma in che senso? Come me lo stai dicendo? Ah, si sta facendo il giro dei club. Aspetta, se va di qua, qua ci sono tutti i club e poi scende. Oddio, raga. No, sentite un secondo. Se scende, praticamente arriverà da qua sopra. Ho un'idea, l'aspetto qui. L'aspetto qui, così poi vado giù. Stanno venendo qui, raga, oddio. Ok, provo a mettere le 8. Le 8 possibilmente 5 minuti. Ok, basta, no. Ok, raga, è il momento, oddio. Se passa da quella porta me ne vado, ve lo giuro, me ne vado. Carrie, riso.
Il mio riso, perfetto. Sto bevendo qui, raga. Sto bevendo qui. Sto bevendo. Oddio. 3, 1. Vedi sta stronza. Ok, ora devo seguire Osana nello spogliatoio per rubarle il telefono. Guarda come corre. Che corsa c'hai, tizia? Spiegamelo. Che corsa hai? Oddio. Cosa che è? Raibaru. Devo scattare la foto delle mutande. No, ok. Salva. Oddio, ora devo metterlo nella sua scrivania. No. Ma non ci crederò mai. Dov'è il tuo telefono? Non lo so dov'è il tuo telefono. Prova a vedere in classe. Sì, sì. Sì, vedi, è proprio qui, proprio sul tuo banco. Ecco. Ora però la devo andare a... infatti. Ah, devo aspettare che trovi il suo telefono. Buongiorno, facciamo notte. Ma non arriva. Ma è una ritardataria questa. L'ho trovato. Perfetto. Sì, è sempre stato lì, guarda, tranquillissima. È sempre. È stato in buone mani. Oddio. No, questa la sto rovinando. No, io non ho parole. Se ci sono riuscito me ne vado. Ma me ne vado. Ma cos'è sta roba? Oddio. E non lo so, carissima, come è finito nel tuo telefono, però... Espulso? Ah, no, è calato. Lo devo far calare fino a farle espellere. Ma che schifo, dai. Ci abbiamo forte, raga. Va bene, ok, sono un pianista bravissimo. Ok, ora dove devo andare? C'è Hatsunemiku, Hatsunemiku, raga, c'è Hatsunemiku. Ma ora qualcuno mi può spiegare come fai a perderlo? Come? Io non ho parole, sappilo, Hatsunemiku. Come fai? Come? Ti prego, dimmelo. Perché? Ah, vabbè, lasciamo stare. Se riusciamo a farci pure come amica Osana, possiamo fare ancora di più le stronze. Perché dico, amica tradimento. Oh my god, raga. Facciamo così, ok, torniamo in classe. E aspettiamo che finisca il tempo del pranzo, che te non mangi, non hai bisogno di mangiare. La vista del senpai serve per rifocillare il tuo stomaco e il tuo animo. Quindi vai, come parliamo dopo? Brutta stronza, io sto cercando di fare amicizia con te, sarai pezzente. Ma come non puoi parlare ora? Ma non me ne frega niente che sei impegnata con un evento. Scusami, potresti cagarmi? Ehi, dai, ti aiuto con la tasca. Va bene, perdi le cose nei labirinti. No, per carità di Dio, non ti avvicinare al senpai. Quello è l'effetto droga. Tu che cosa stai facendo? Stai pulendo? Dai, bravo, così si fa. Mantieni le classi pulite. Qui ci penso io a cagare sul banco. Ok, andiamo per di qua. Poi per di qua. Te che ti sei perso nel labirinto. Non lo so, io ci sto andando a sentimento. Secondo me faccio la sua stessa fine. Ehi, Phone Charm, ok, ora come si esce da qui? Va bene, da qua? No, mi sa che non c'è. Aiuto, raga, mi sto perdendo, cazzo. No, via di qui, di qua, ok, esci. A sinistra. A sinistra di nuovo. Uscita, vaffan bene, ok. Ce l'ho fatta, raga. Non so come, non lo so nemmeno io. Cosa stai facendo di preciso? Spiegamelo, Osana, perché? Oh my god. Oh mio Dio, l'hai trovato! Sai, io a differenza tuo senso dell'orientamento, posso annegarla? Ma sei serio? No, però se mi vede questa mi ammazza. Ehi, vabbè, autodifesa invincibile, sì, vabbè. Come? In che senso? Come fai ad essere invincibile? Niente, questo è Rocky Balboa, Mr. Jackie Chan, l'abbiamo capito, raga. Lunedì si conclude... così, con Osana che rischia di essere espulsa perché ha le foto delle mutande nel telefono e con la reputazione tipo sotto i piedi, quindi ok, è un buon inizio. Yancord? È tipo Discord? LOL? Oddio, è Discord! Raga, martedì! Perfetto, e con questo possiamo concludere. Ok, il riassunto del video: abbiamo rovinato la reputazione di Osana Najimi, la stiamo portando vicino all'espulsione. Voglio continuare su questa route, poi le prossime le faremo magari ammazzando, facendo
cose brutali. Bambini, non guardate questa serie poi, perché poi diventa ancora più brutale. Non fate queste cose a casa, ok? Bravi. Ma per questo... Cosa stavo facendo? Ma per questo video è tutto, quindi se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi e guardare qui giù, ci sono tutti i miei social. E quindi niente ragazzi, è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Blackout!